Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio la recensione della Well Toys A979B, che ha bisogno di pochissime presentazioni perché sapete che è la sorella della versione buggy, che sarebbe la A959B, che è un razzo praticamente terra-terra. Bisogna vedere questa come si comporta, ragazzi. Questa vi garantisco che è migliore della buggy, secondo me. Adesso facciamo l'unboxing, poi andiamo a provarla e vi faccio vedere il perché. Ed eccoci giunti al momento dell'unboxing. Questa è la Well Toys A979B, versione Monster della A959B, che è una buggy. Queste, ragazzi, sono macchinine molto veloci e potenti. È dichiarato sulla scatola che fanno 70 km/h, diciamo che li raggiungono, diciamo che non fanno meno di 60 km/h, quindi sono molto molto veloci, perché in base alle varie misurazioni ho visto alcuni video su YouTube che dicono che fa 50 km/h, alcuni che ne fa 60, alcuni 68, quindi diciamo comunque è una macchina molto veloce, perché i 50 km/h li supera sicuramente. Vediamo quanto è bella. Adesso qui dentro c'è, come prima cosa, trovate subito il manuale di istruzioni, molto grande, infatti è piegato in due per aprire la macchinina. Eccola qui, ah, bellissima. Ah, ecco, vedete, adesso vedete, questa è la prima volta che l'apro, quindi è ancora attaccata con le fascette alla scatola, quindi bisogna tirare fuori la macchina così. Eccola qui, vediamo questo. Ok, questa è la macchina nella scatola, diciamo, interna alla confezione originale. Molto bella, mazza, è bellissima, ragazzi, è molto più bella della buggy, ve lo posso garantire. Cioè, il Monster è il Monster, anche già dalle gomme. Ci vogliono le forbici per aprire la confezione, ragazzi, perché è tutta sigillata dal nastro e dalle fascette, quindi adesso apriamo, facciamo un taglio qui, qui, vedete, ed apriamo da questa parte in mod scatola. Allora, qui dentro c'è la radio. La radio, vedete, è quella che è su tutte, che pure la radio è attaccata con la fascetta. Allora, aspettate un attimo che sblocco tutto qua. Ce l'ho fatta. Avete visto che non è semplice. È più difficile tirarla fuori dalla scatola che pilotarla. Allora, questa è la classica radio della serie Well Toys A959, A979. Sempre si alimenta da 4 batterie stilo. Vi ricordo che questa è carina perché ha i trimmer dello sterzo e dell'acceleratore del throttle, diciamo, che sono digitali, quindi non c'è la rotellina, ma sentirete dei beep, un beep su, un beep giù, il beep prolungato vi farà capire che siete nella posizione centrale. Allora, questa, la radio la mettiamo qui, facciamo spazio. Adesso bisogna tirar fuori questo. Allora, amici, qui dentro c'è chiave in plastica per smontare le ruote, carica batterie e bilanciatore per la lipo a 2 celle, carica batterie a compresa da muro, alimentatore che serve. Allora, guardate che cosa ho notato. Ho notato, vedete, adesso ho appena aperto dalla scatola, perché purtroppo, ragazzi, succede, vedi, succede a tutti, anche a me, quando mi arrivano le cose dalla Cina, che questa sicuramente è stata chiusa male, perché oppure ha preso una botta e si è sganciata. Dovrebbe funzionare, ma togliamo, ecco, vedete, si era solo sganciata perché probabilmente ha preso una botta durante il trasporto. Quindi capita, ragazzi, perché sappiate che sono pacchi che si fanno 15.000 km di viaggio, non è che sta dietro casa, quindi può succedere che magari prendono una botta, alcune arrivano con le ruote storte, alcune con le scocche acciaccate. Fortunatamente nel 90% dei casi questo non avviene, però vedete, sono stato onesto, vi ho fatto vedere che il caricabatterie mi è arrivato con la parte qua sotto sganciata, poi ho premuto e si è riagganciata senza problemi. Adesso spostiamo tutta sta roba da qui. Questo qui, questo qui. La macchina sta ancora inchiodata qua. Adesso bisogna tagliare la fascetta che la tiene. Eccola da qui. Eccola qui, ragazzi. Finalmente ci sono riuscito a tirarla fuori. Questa qui è la versione Monster ed è bellissima. Ha una scocca veramente bella. Vedete, gli ammortizzatori sono gli stessi della A959B, però un po' più alti. Sono molto morbidi e vanno benissimo. Allora, perché secondo me questa è meglio della A959B? Questa è meglio della versione buggy perché, ragazzi, è leggermente più pesante, ha le ruote più grandi, quindi ha più tenuta, ma soprattutto è più alta, ragazzi, quindi non schizza nel cielo il primo sassolino che prende, perché, ragazzi, la A959B è veramente, è un missile, ma è veramente incontrollabile, cioè è qualcosa di pazzesco, cioè potete correrci solo in un mega parcheggio immenso sperando di non prendere mai sassolini o avvallamenti, perché quella veramente decolla, che gli fa 70 km/h, è una bestia.
Questa, ragazzi, è la sua sorella, versione Monster. Adesso vediamo cosa c'è sotto la scocca, perché nella recensione che ho fatto del video vecchio della 959 non vi ho fatto della macchinina, nel senso non vi ho fatto l'unboxing, ma ho fatto solo il video della prova. Visto che da quest'anno faccio anche gli unboxing, approfittiamo per farvi vedere come sono fatte le Well Toys col motore 540, perché la pazzia della Well Toys fa sì che queste macchine 1.18, queste versioni che sono le versioni B, praticamente hanno un motore classe 540. Eccola qua, guardate com'è. Vedete, eccola qua, ragazzi, questa è la Well Toys A979B versione con motore classe 540, poi c'è anche la 979 normale. Questa, ragazzi, è velocissima, questa macchinetta è un missile. Ovviamente, come la versione A959, questa ha assi di trasmissione in metallo, ingranaggi in metallo, semiassi in metallo, quindi cioè, è abbastanza resistente. Anche le plastiche sono fatte bene, sono abbastanza dure. Ecco, l'unica cosa che magari su questa versione non mi convince tanto è sto paraurti di plastica qua, perché considerando che questo pezzo di plastica è di un materialaccio, sulla buggy questo si graffia tutto praticamente, anche se non costa un cavolo, ve lo comprate subito come ricambio nel caso in cui doveste romperlo. Allora, questa è la A979B, gomme da Monster, molto morbide, ottime, ammortizzatori morbidi, motore classe 540, batteria LiPo 2 celle da 1500 mAh, qui c'è il tasto on off, l'ESC dovrebbe essere, questa della Well Toys dovrebbe essere da 60 A, se non erro, ed è tutto integrato, è praticamente ESC, quella che ha sia ricevitore che ESC del motore e del servo, perché il servo, come ho spiegato nell'altra recensione, ha il cavo a 5 fili, quindi l'ESC che fa muovere il motore del servo sta integrata nell'ESC della macchinetta stessa. Soluzione, diciamo, che ha permesso alla Well Toys di montare un motore così grande da avere quindi più spazio, quindi usando elettronica molto piccola, quindi hanno sfruttato questo spazio in più per schiaffarci sta bestia di motore, che solo la trazione del 540 la fa sgombare verso sinistra quando accelerate. Questo avviene sulla A959B. Vediamo se sulla A979, la versione Monster, si comporta meglio. Secondo me sì, già vi ho detto perché. Adesso andiamo a vedere all'esterno, andiamo a fare subito la prova, ragazzi, e poi le conclusioni. No, sconnesso, no, proprio via.
Questa recensione finisce qui, ragazzi. Questa macchina è bellissima, avete visto, è un missile, la Vueltoise A979B, migliore della sua sorella A959B, perché avendo lo chassis del Monster, ragazzi, è molto più stabile, vi permette di fare anche un po' di off-road, anche questo ogni tanto decolla, se non state attenti specialmente nelle curve, ma diciamo, secondo me, è decisamente meglio. Radiocomando, macchinina, link in descrizione, costa poco meno di 50 euro. Grazie ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione mettete like, iscrivetevi al mio canale, io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video, ciao belli.